Chi arriva invece da Riva San Vitale in Canton Ticino è Mirko Puricelli in coppia con il Luminese e Gabriele Falzone, che areggiano e concorrono con il team di Porlezza a Style Team, però hanno una bellissima Ford Fiesta World Rally Car 1006. Tante emozioni, ma soprattutto una sfida per Mirko, che magari non è esattamente quella della vittoria, ma quello di capire il suo livello, dichiarato la vigilia. Dopo un'ottima performance al rally del Ticino, vuoi vedere qual è il tuo livello con questo popolo di avversari? Esattamente, sì, sarà una gara per capire il mio livello. Il livello è andato forte, siamo andati bene. Qui purtroppo sono riuscito a provare poco, è una prova sicuramente molto veloce, e dovrò combattere con la gente di casa che comunque conosce il tracciato bene. Comunque priorità sempre il divertimento, e ringraziando anche tutti gli spettatori che vedo che sono veramente in parecchi, e un territorio dove è sentito molto il rally, e questo fa molto piacere. Un saluto a tutti. Te ne accorgerai domani se il tempo regge. Mirko Puricelli, Gabriele Falzone, Asta e Team Ford Fiesta. Questa ti piace, questa avventura? Direi di sì, e se dicevi di no ti castigavo, come minimo. No, scherzo ovviamente, guardate che bella.
Style, se il team di Porlezza, che sarà protagonista con la Barilionza delle settimane, salgono nel vetico Mirko Puricelli con il Luinese e quindi Varesotto Gabriele Falzone, che hanno completato in sesta posizione assoluta a 19 minuti 44 secondi e pochi spiccioli decimi. Dovete scendere dalla vettura perché per voi c'è il premio in quanto protagonisti nella top 10, appunto sesti assoluti, con i colori della Valsenegra Corse, Mirko e Gabriele. Mirko, una gara difficile, tu dicevi voglio capire che livello sono. Beh, innanzitutto io mi permetto di dire buono, perché hai concluso una gara difficilissima per uno che come te è un gentleman, uno che gareggia poche gare all'anno, che ha iniziato ad affacciarsi al mondo di rally abbastanza tardi. Sì, esattamente, ho voluto vedere un po' il mio livello. Innanzitutto penso che comunque bisognerebbe aggiornarsi con le classifiche, perché a me risulta che sono quinto e non sono sesto. Mi sembra che sia stata creata un po' di confusione e... C'è stata una confusione che noi volevamo rivelare tra pochi istanti. Adesso ovviamente io ho la classifica che mi è stata consegnata poco prima della premiazione. C'è stata una variazione e adesso verrà aggiornato il tutto. Ovviamente io non potevo, essendo qui sul palco. Comunque complimenti davvero. Mirko Puricelli, Gabriele Falzone, Astyle Team, Val Senegra Corse e il piccolo Marco Butti sul tetto della vettura.